So I would, first of all, I would like to say a few words before we start the lecture with our great guest today, the composer Ada Gentile from Italy, who will, of course, is a really pleasure for us to have a composer from the different, from Europe, from Italy, with the, such a long traditions, who will share with us her music, but also will get to know a few things regarding the education in Italy. Okay, if you can translate this. Diamo il benvenuto alla compositrice Ada Gentile. È un nostro onore e piacere avere un compositore che presenterà la sua opera dall'Italia e ci introdurrà anche alcune informazioni riguardo il sistema educativo nell'ambito dello studio della composizione in ambito italiano. I'm very happy, of course, that... Dimmi, Giacomo. I would like to also add now, before I will also want to thank, first of all, Isabel for the translation, but I want to say a few things about Ada Gentile. So a great composer from Italy. I got to meet her many years ago when I was a student in Krakow. She many times also got awards of the Polish culture for her heritage of her music. And she is a wonderful composer. She won awards also Gaudeamus and ISCM. She composed many music for the different players all around the world. And I'm very happy that she is with us also as a professor. She was teaching many times at the different schools in Italy. So I would like to say thank you very much, Ada, for being with us. Sì, ho capito più o meno. Thank you. Ho capito, sì. Okay. Non perdiamo tempo. Io ringrazio tutti gli amici i compositori, e ringrazio Giacomo e ringrazio Isabella Bonizio che farà la fatica di tradurci oggi. Thank you everybody for having me. Thank you, Jacob. And thank you all the composers and interpreters that are joining the lecture today. Thank you very much. So I think while we can maybe start, okay, we can go with the Ada's presentation. Thank you. Penso che sia più importante conoscere i nostri contemporanei che gli autori del passato, e credo che sia una necessità quella di conoscerci. Abbiamo la fortuna di avere questo mezzo streaming nonostante la grande pandemia che c'è stata in tutto il mondo, quindi possiamo continuare a fare il nostro lavoro. I, in my opinion, it's very important to meet living composers, contemporary composers, more than the ones from the past. And we are lucky to have technology to help us connecting. So luckily we can continue to connect and introduce live composers everywhere in the world. Io penso che oggi in Italia ci sono negli anni 80 la mia generazione ha avuto tantissimi maestri, anche la generazione di Biagio, tanti maestri molto importanti e quindi anche allievi molto importanti. My generation, in my opinion, had very good masters and teachers in the 80s, so we have a very important tradition. Devo dire che oggi invece forse la ricerca tra i giovani compositori soffre abbastanza, perché il giovane compositore vuole il riconoscimento immediato da parte del pubblico, e questo non è assolutamente possibile. This is different for young composers today because they seek for an immediate recognition from the audience, but this is unfortunately not possible. Mm-hmm. Quindi noi compositori veniamo anche da una generazione molto difficile. Abbiamo avuto gli anni 50-60 italiani che sono stati veramente molto importanti, ma veramente molto pesanti per noi. Della mia generazione, e ancora oggi ne portiamo i segni, diciamo, ecco. Our generation was lucky to have great masters, but at the same time had to face a very difficult period in the 50s and the 60s, and we still bring the signs of these difficulties today. Comunque passiamo alla mia musica, perché altrimenti il tempo finisce. Abbiamo solo un'ora di tempo. E farei ascoltare il pezzo per flauto solo, che è un lavoro della musica da camera degli anni 80-90,
anni, ripeto, molto molto importanti. So now she would like to pass to go to directly to her music and start playing the piece for solo flute that was written in the 80s e negli anni 80 è stato negli scritto. 80-90, sì. Across the 80s and the 90s is a piece for solo flute. La mia produzione di musica da camera è attorno a quegli anni, 80-90. And my production for chamber music is mainly around those years. Comunque oggi ci sarà un escurso con questi, tre pezzi e sentiremo anche non l'evolversi, perché la mia scrittura è sempre, la stessa. Cioè il mio pensiero musicale è quello di allora, degli anni Ottanta, ed è quello di oggi. È chiaro che oggi c'è una mano più raffinata e un pensiero più evoluto, perché c'è una maturità. So my writing is based evolved in those years, and I don't want to talk about the evolution of the language from the 80s to now. In my opinion, my language didn't evolve, but was born in that period, and I tried to preserve my main ideas from that period. However, today we are going to hear, to listen at three pieces, and you can have an idea of what I mean. Quindi gli elementi che caratterizzano il lavoro che ascoltiamo sono gli stessi elementi che caratterizzano il mio linguaggio musicale di oggi. Ripeto, però con una mano anche più furba, se vogliamo. È logico, c'è l'esperienza, no? È normale che sia così. Quindi posso andare? So today you are going to hear these three pieces and I repeat myself, my language is the same, but probably the experience is what makes the difference. And today I would like to say my hand is a little smarter in the writing, so I evolved in that sense, more experienced. C'è un filo rosso che è sempre il filo che conduce tutti i miei lavori dall'inizio a oggi. Il filo rosso praticamente contiene la coerenza, il virtuosismo e la sintesi. Sono i tre elementi molto importanti per me. The connection, or the red wire, the filo rosso of my work is based on three elements: coherence, virtuosism, and synthesis. Those are the three main points of my language. La coerenza è data dalla continuità del linguaggio musicale dagli anni 80 a oggi. E il virtuosismo invece non è soltanto tecnico o ritmico, ma è anche un virtuosismo sonoro che riguarda le dinamiche. E la sintesi è la ricerca della materia. Io non per niente amo moltissimo Schumann, autore classico, che appunto per me rappresenta la sintesi nella musica. So coherence is the consistency of my language from the 80s to today. The virtuosism is not only a technical virtuosism, but is also a virtuosism in the sound. So I work a lot on with dynamics and colors. And the synthesis is from some composers from the past. Hai detto Schumann? Schumann come autore classico. Io nasco come pianista, dopo come compositrice. And one of my main reference from the past is Schumann. That for me represents the synthesis of the language. Nel suo linguaggio musicale. In his language. E devo dire che in questo lavoro che io faccio ascoltare adesso, Pour Thierry, che è dedicato a Thierry Vartaud, grande flautista francese, ancora vivente, in questo lavoro è un lavoro molto molto difficile, sia per il flautista, perché è nato come flauto e chitarra, ma trovare una chitarrista come Isabella non è facile, molto brava. E quindi ho fatto una versione per flauto e arpa, e sono due esecutori molto importanti in Italia, la Claudia Antonelli
e Oscar Pizzo come Oscar flautista, che in quel... Manuel Zuria. Grazie, Biagio. Sì, che è molto, sono esecutori molto importanti. So the piece that we are going to listen is a piece for flute. Il brano è per solo flauto o flauto e arpa? Questo è per solo flauto. It's a piece for solo flute. Prima era nata una versione per flauto e chitarra, flauto e arpa, e dopo ho fatto una versione per flauto e su, e dopo non ho scritto più per flauto. And it was born as a piece for solo guitar, and but it was I'm sorry, for flute and guitar, but it was not easy to find an interpreter, a guitarist interpreter. That's very interesting. And she spent some nice words on me. I'm so pleased. And then she made a transcription, a version for flute and harp. And the last one is a version for solo flute. The piece was written for Pierre-Yves Artaud. And in this interpretation is, l'interpretazione che ascoltiamo è Pierre-Yves Artaud. È dedicata a Pierre-Yves Artaud. The interpretation is Pierre-Yves Artaud is playing. Io amo molto sperimentare il suono, quindi in questo pezzo, come in tanti altri, non ci sarà mai il suono puro. E a metà del lavoro si deve sentire questa fatica dell'esecutore, dove lui va a prendere l'unica volta il suono puro, quindi il suono più alto del flauto. E lì si deve sentire la fatica dell'esecutore. Prego. I like experimenting on sound, and in the middle of the piece you can hear the fatigue of the interpreters to get to the pure sound, and that was my goal. I wanted the interpreter to show the fatigue of looking for the pure sound. Should we play? Mm-hmm. Play, yes. Okay, so we're gonna hear now this here piece, okay? Is this the recording with the score that we can find it? So I'm gonna put full screen. I hope you can see it and hear. What? Thank you.
Bravo, bravo. So, unmute. Okay, stop. Sorry, one second. I don't know what's going on here. We got some sound, unnecessary sound. Okay, sorry. Che è successo? That's okay. I don't know what is this sound coming from. Okay. One second. Okay. Meno male che abbiamo parlato. Okay, got it. Oh, sorry. Okay, because that was a mistake. Now I'm unmuted. Unmute. Okay, great. So sorry for this. And now we can move forward. Okay. Dicevo che mi sentite? No, that's fine. Thank you and bravo. L'esecutore con la padronanza dello strumento domina questa la fatica fisica che si ascolta a metà del pezzo. The interpreter was very skilled and he was able to face the physical challenge of the piece. E il linguaggio musicale di oggi richiede molta, ma molta attenzione. Io cerco di ottenere questa attenzione con le dinamiche e quindi maggiore lo sforzo di chi suona, suonando quasi al limite dell'ascolto, e maggiore deve essere la concentrazione di chi ascolta. Non so se è chiaro, c'è questo duello tra l'esecutore e l'ascoltatore per mantenere viva sempre l'attenzione. Perché nel nostro linguaggio è abbastanza problematico mantenere sempre una costante attenzione, perché il linguaggio è difficile. So, contemporary music is difficult for the audience, but also for the interpreter, and I try to keep alive a dialogue and a very high level of attention from the perspective also of the audience. And from the interpreter too, it requires a lot of attention from the point of view of the dynamics, and I work from this point of view. And in my opinion, I try to achieve the goal of keep the attention of the audience alive through the use of a very refined dynamic work. È molto importante per me il rapporto con l'esecutore, è importante, ma è anche, diciamo, deleterio. For me it's very important the relationship with the interpreter, but it's important but also very challenging and risky. Perché chiaramente dopo c'è l'esecutore che vizia il compositore, quindi sono lavori che non possono andare nelle mani di chiunque, indubbiamente. Questo è un lavoro molto difficile, l'hanno eseguito tantissimi flautisti, cioè, però pochi sono riusciti ad eseguirlo in questa maniera, due o tre. The risk of the relationship with the interpreter is that the interpreter risk to force the work of the composer in some way. So at the end, there are very few interpreters that are able to achieve what I ask from the music. Il pezzo che facciamo ascoltare dopo, e qui c'è una grafia molto, molto elaborata, molto difficile anche per quanto riguarda l'interpretazione da parte dell'esecutore. E dal 2005-2006 ho cercato di semplificare la grafia, ma semplificando la grafia è diventato tutto molto più difficile, perché l'esecutore pensa che sia tutto più facile, invece è ancora più difficile. Next piece that we are going to hear is graphically challenging. And I tried starting from 2005 to simplify my writing, but the interpreters think
that the music became easier, but it's the opposite. The music became more difficult, even if the graphics aspect of the music is actually easier. Purtroppo noi dobbiamo fare così perché questi lavori vanno nelle mani di chiunque, quindi già interpretare la grafia toglie tempo e voglia di interpretare il suono. Ecco, questo è il mio pensiero. The reason because I simplified the graphical aspect of my music is to have, to reach more interpreters. But this also is a challenge because, again, there is the false assumption that the music is easier, but the music is not. So there is always this play between the interpreter and the score. Ma il pezzo che ascoltiamo adesso è degli anni 2003-2005, commissione di un ente romano ed è dedicato sia a Goffredo Petrassi che al famoso direttore d'orchestra Sinopoli, miei amici, non so se sicuramente li conoscete. Petrassi è stato il mio maestro e Giuseppe Sinopoli è stato il mio amico. Erano morti da poco e allora abbiamo dedicato questo concerto a loro due. The next piece was commissioned by an Roman institution and is dedicated to my teacher Goffredo Petrassi and Giuseppe Sinopoli, which is a famous orchestra conductor. The piece was written between 2003 and 2005, and Sinopoli and Petrassi were died recently, so we wanted to dedicate the piece to them. E l'inizio è dedicato appunto a Petrassi, cioè questo ci sono alcune battute dal secondo tempo del concerto per pianoforte e orchestra che Petrassi non ha mai amato, ha tolto secondo me perché è un concerto molto bene, quindi il secondo tempo dedicato a questo secondo tempo l'arietta, e quindi ho preso alcune battute per come dedica e praticamente lo strumento più importante in questo ensemble è il bayan. Il bayan cominciavo a conoscerlo allora. Il bayan, diciamo, in questi anni è diventato lo strumento da concerto per noi italiani, perché è uno strumento che è stato, diciamo, elaborato molto ai paesi dell'est, ma noi italiani cominciamo da qualche anno a farne uso come strumento concertistico. The reference to Petrassi in this piece is in the second movement, Arietta, and I borrowed some ideas from his concert for piano and orchestra that Petrassi never really liked, but in my opinion is a very good piece. And in this piece I used the bayan, which started being solo instrument for concerts. Composers before, Italian composers didn't use the bayan. It was instrument for East Europe. It's an instrument from East Europe, but starting from that period, Italian composers started to use that instrument. E anche qui c'è sempre una continua frantumazione del suono, soprattutto da parte del bayan nella seconda parte, e comunque possiamo ascoltarlo. Also in this piece there is particular treatment of the sound, which is dissected, and we can proceed to hear the piece. Okay, great. So we'll hear now the piece. I want to say a few things. We're going to hear this piece called Staccato dal Mondo. And you are going to share screen with you. So it will be recording from the Mosca Conservatory. That's what I have here. I want to share screen with you. Yes, you have the scores. I sent all the score PDFs so everyone can follow on their own, but you will see the recording now. So I'm going to start playing this piece.
Staccato.
Great, thank you very much. Thank you. Congratulations for this piece. And so I'm giving you the voice and to Isabella. Okay. Bravo. Dicevo, questo è un pezzo dedicato a Petrassi e a Sinopoli e si ascoltano certe note che dopo vengono distrutte completamente, ecco. E soprattutto c'è un pianoforte che crea un muro dall'inizio alla fine, fa sempre la stessa, sembra che faccia sempre la stessa cosa, ma non è un muro compatto, è un muro ricco di crepe, accade di tutto con questo pedale che accompagna tutta la composizione. Some of the notes are destroyed through the end. And the piano creates a sort of a wall that seems to do always to be very consistent, but actually it's not really a wall without any breaks, has a lot of breaks, like, and accompany all the piece. Abbiamo tempo per ascoltare un altro pezzo? Do we have time for another piece, Jacob? You are muted. Yes, we have a piece. This orchestra piece, I was thinking, right? The last one. We have a time for the orchestra piece, if possible, yeah. Okay? Yeah, un brano per orchestra, sì? Orchestra. We also have conductors, so maybe good to listen some. Okay, wonderful. So maybe let's do maybe orchestra. L'elemento memoria è un pezzo che, diciamo, è un elemento che caratterizza molto i lavori miei dal 2003 in poi. E anche in questo lavoro, Monodia per orchestra, che deve essere del 2005, 2004, non mi ricordo, è proprio una commissione dell'America. Oh, this piece, Monodia, is a commission from the USA. Credo da New York o da Chicago, non ricordo bene. E questo è un pezzo, purtroppo, me l'hanno chiesto per diciamo il brutto periodo delle Torri Gemelle del 2001. E anche qui mi avevano chiesto di utilizzare qualche nota di qualche compositore americano, chiaramente, e ho avuto il piacere di utilizzare una o due battute del compositore Samuel Barber, proprio dall'adagio, perché anche questo adagio è dedicato a dei fatti molto luttuosi, ecco. So the piece was commissioned for the tragedy of the September 11 and it was written in 2005. It was commissioned from the USA, either New York or Chicago. Ada quotes Samuel Barber in the piece because she wanted to quote an American composer. È un omaggio, diciamo, a chi mi ha chiesto di scrivere questo pezzo, e devo dire che io amo molto l'America e ho avuto molto lavoro in America, che sono rimasta sempre molto molto contenta, dalla Northwestern University di Chicago. L'anno scorso mi avevano invitato anche come professore alla Chicago University, dove ero stata già due o tre volte, ma io i miei viaggi preferisco farli brevi. Sono un po' come Petrassi, il compositore romano, che non si è mai staccato da Roma. Io mi sono staccato da Roma per andare a vivere un po' meglio, ma ho sempre privilegiato la mia vita, la mia città. Però ho un rapporto molto bello con l'America e ringrazio appunto Jacob che ci ha permesso di fare questa lecture. I have a very nice relationship with the USA. I was invited to the Northwestern University to come to New York. I was in Chicago last year. I was invited to the University of Chicago for being a visiting artist, but unfortunately I couldn't come. And the truth is that I also prefer to do short trips instead of long trips, like my teacher Goffredo Petrassi.
Prego, possiamo ascoltarlo, grazie. We can go with the piece. So we will now heal the model. Yeah, I will share on the, because we have the recording, there is no audio recording. So I will share for you the on the screen, I will try to follow with the recording. But you also, I send you the PDF. So each of you who are participating, you can try to follow us on your own on the PDF score. Now I will play the recording of this piece that we were just talking, Monodia for Orchestra from 2005. So we have the recording. I hope you will hear it. It's 1 second, because I'm gonna share with you the recording, which is here. Yes, 1 second. Yes, I hope you will hear it. Thank you.
I will try to now go to the recording. Okay, stop. Great. So that was a concert recording, as you could hear. Okay. Okay, I'm back. Okay, so congratulations. And can you hear me? È un pezzo molto, molto faticoso l'ascolto perché è molto triste, forse è adatto ai nostri giorni, non lo so. Comunque, è così. It's a piece that is, I mean, difficult to hear, is very sad. Maybe it's adapted, I mean, it's also good for our times, I'm not sure. Bene. Question, no? Yeah, we can go for the question and answer, I think. Okay, good question to ask. Great, great. So thank you, Ada, for the presentation of those three pieces. I would have some questions, if you don't mind. I would like to ask also for the, maybe starting from the last piece that we just heard for the orchestra, about the role of the quotation. And how do you perceive the quote in music? What is a quote in music? And because you could hear Barber very clearly in the middle of this composition, right? And it also for strings. So do you consider this that it must be Barber, or because you chose particular piece, very famous from his string quartet, you know, and that he later arranged for the orchestra? And why did you, for example, decided to go for particular this piece? I know it was for America, but didn't you think about some other maybe composing your own music? Why the quote? I have a question. Why the quote? Allora, Jacob chiede qual è il suo trattamento della citazione. Come concepisce la citazione in musica e perché ha scelto Barber e questo brano particolare di Barber per essere citato come citazione in questo brano per orchestra? Non uso, ho usato le citazioni solo in questi due lavori, Staccato dal mondo e Monodia, perché mi è stato chiesto. Barber perché è un autore molto famoso in America, il suo adagio è molto importante ed è stato scritto non per un fatto analogo, ma per un altro fatto drammatico. Ecco perché ho scelto di prendere queste due o tre battute di Samuel Barber. Invece, per quanto riguarda Staccato dal mondo, è perché era dedicato proprio a loro. Ecco, questo è importante. I don't regularly use quotes, but in the two pieces that we listened at today, Staccato dal mondo and Monodia. There are quotes, Staccato dal mondo because it was dedicated to Petrassi and Sinopoli, and the Monodia because Barber wrote the piece that I quoted for another dramatic event. E mi sembrava doveroso in questa occasione. My idea for, I mean, my choice. And in this occasion, I felt like I had to quote Barber because of the common tragedy that he referred to in his piece. E anche qui la scrittura per orchestra è molto diversa da un lavoro per viola e orchestra, per esempio, che ho scritto nell'85-87. Lì la scrittura è molto elaborata, molto difficile nel decifrare, diciamo. Qui la scrittura si è fatta più pulita, più nitida. Non so se è un bene oppure ho fatto male. Alcune volte dico che ho fatto male perché l'esecutore forse si concentra di meno, ma non credo. In this piece, the language is simplified compared to another piece for viola and orchestra, for example. And I always question myself if I did a good choice in simplifying the language, because I feel like the interpreter don't pay
doesn't pay enough attention to the score if the score is too simple. And I have a question. Was this a process of changing? You know, it sometimes doesn't matter also with techniques we use. We can, like Picasso, we can change thousands of techniques, but we're still the same composers. The way how we talk in music is very important. So also, but I'm thinking, because you mentioned also about the process that you change. It was it the suddenly change, or because you would say that you simplify this. I would say this simplifies the maybe amount of notes, maybe the what is the process, or what that was you decided, for example, from now from this piece I would like to go simpler. Questa semplificazione è il punto di arrivo di un processo o è un'occasione, è occasionale? No, non è occasionale, assolutamente. È molto pensato, è non l'arrivo, certamente, è una, diciamo, è un processo intenzionale, perché come ripeto, questi lavori vanno nelle mani di chiunque, e soprattutto quando vanno nelle mani di direttori stranieri, e lì si perde molto tempo nel decifrare la grafia, nel decifrare nel volere un certo suono. Allora ho cercato forse che la maniera più giusta sia quella di semplificare lo sguardo sulla partitura. Ma Giacomo chiedeva se è stata una scelta che poi ha conservato nei brani successivi. Sì, è una scelta che ho conservato nei brani successivi, perché per scrivere, per esempio, una pagina di quelle che abbiamo ascoltato per flauto solo, una di quelle pagine mi costava molte ore di fatica, molti giorni di fatica. Per scrivere una pagina così complessa sicuramente ci vogliono 7-8 giorni. Oggi il compositore, diciamo, purtroppo accetta un po' di scrivere molte cose, se vogliamo, e quindi c'è bisogno di semplificare la scrittura, soprattutto perché va nelle mani del copista, perché noi non abbiamo più tempo di dedicare, purtroppo, tutte quelle ore alla scrittura. Questo è un grosso peccato, ma forse è giusto così. Per la nuova generazione forse è giusto così. The choice was driven by the necessity of making the score more accessible to different interpreters and orchestras in different parts of the world, and also for an issue of time, because I can't, I mean, the composer today needs to accept many works and can't spend too much time on a score to define the very very difficult writing and language. So those were the main points of my choice. And yes, it was a process. And from that moment, I started using simplified language. Io dirigo un festival di musica contemporanea da tantissimi anni, da 40 anni, eccetera. Beh, devo dire che non riesco a programmare. Non faccio il nome, il pezzo di un mio carissimo compositore, perché gli esecutori mi dicono ci vuole troppo tempo per decifrare una cosa che si può fare in un'altra maniera, si può leggere in maniera più chiara. And it was also an request from the interpreters. They keep telling me that they don't want to spend too much time in just deciphering a score that is too complex. And instead of having and going through a score that is easier to read. Okay, thank you for the answer. Okay, we have a Posso aggiungere una piccola cosa per chiarire che la semplificazione della scrittura non comporta necessariamente la semplificazione del pensiero. No, assolutamente. Assolutamente no. Non so se vuol tradurre Isabella. Certo. I just want to make clear that this simplifying the language doesn't mean to share a more simple thought. The thought is the same, but the way to deliver it is just
different and more accessible. Makes it more accessible. Questo lo si nota anche nel sapiente uso che Ada riesce a fare della citazione, che non è semplice citazione, ma è, come posso dire, una sorta di continuità, di consegna di un testimone che significa anche essere tramite. And also the way the use of the quote that Ada makes is not just in a borrowing, it's more a the use of a testimony that she wants to share through her music. Infatti, il linguaggio di oggi rispetto anche a molte cose del passato ha delle caratterizzazioni molto più complesse e il linguaggio di Ada è veramente un linguaggio di una complessità veramente interessante che non è mai fine a se stessa, ma raccoglie al suo interno tutte le problematiche della contemporaneità. The language that Ada adopted, even if it is simplified, at the same time it includes all the different problems of the contemporaneity, of the current age. So it's not more simple because it's more simple the thought. Uno dei problemi, per esempio, che assilla di più la musica contemporanea è il rapporto con il tempo. E per esempio nell'ultimo brano che abbiamo ascoltato, il brano inizia nel silenzio e finisce nel silenzio. Questo ha una importanza notevolissima perché il tempo è concepito come un flusso, come pensava Bergson. And the use of the time that Ada have in her music, it's very interesting. It's thought as a fluxus, as a continuity. The last piece starts with the silence and ends with the silence, and there is a continuity. And if I may, there are also other silences in her pieces that are very, very powerful, I think. Ho aggiunto una cosa io, se mi permettete, molto interessante. Ho notato che c'è un uso dei silenzi nei brani molto forte, che è incredibilmente, significa più della musica stessa. Quindi... Certo, e questo appunto è un altro aspetto, il tempo come lo concepivano gli espressionisti francesi, come meditazione dell'istante. And there is this thought about the time that is as for the expressionist, the French expressionist, as a meditation of the instant. Sartre, Camus, Proust, tutti questi autori. Ce n'è un terzo che bisogna scoprire nella musica di Ada, che è il tempo delle relazioni. E in seno a questo tempo possiamo leggere la sua arte della citazione. And there is another element in Ada's music, which is the relation, the time of the relation, and this brings us to the use, to her use of the quotes. Però, come dicevo prima, attenzione, la citazione solo in questi due lavori, teniamo, non variazione, ma proprio citazione. Un omaggio che certamente ti è stato chiesto e con piacere. Però devo dire che nei miei lavori non c'è mai una tinta mezzo forte. O ci sono 4P o ci sono 4F. E l'F è sempre come volume sonoro, mai come violenza, assolutamente. E quindi, diciamo... Come dicevo prima, c'è sempre questa guerra tra chi ascolta e chi esegue. Quindi, per creare una tensione maggiore, chi ascolta deve avere sempre questa corda tesa. La corda non deve mai scendere, perché se altrimenti scende, cede, c'è qualcosa che non funziona nei miei lavori. E fortunatamente è accaduto pochissime volte.
Okay, first of all, my use of the quote is very rare. It happened as mostly as an homage in the pieces that we heard. And also, my use of the dynamics is many times extreme. I use four piano and four forte. Because I want, but it's never the forte is never a violence, it's more like the power of the sound. And what I want is to keep the listening attention always at a high level, and I want always to create a tension that helps the listener to be very attentive through the volume, through the dynamics. But I have a question. It's great, everything, wonderful music experience, but about the form of the, for example, flute piece and this monody, I felt it was very different, completely different way of thinking as a composer. So the how about idea coming? For example, when you wrote this piece for the violin, for the strings, did you start it from the quote or the quote came later? And did you compose through it? How was the process of thinking about the form of the music? Because I feel that the first piece, flute, and the last one, I think they're completely different way of thinking about the form. Qual è la concezione della forma nei brani? E anche la citazione è un punto di partenza per la costruzione formale o come viene, elaborata? In questi due lavori è un punto di partenza sicuramente, che dopo viene elaborata, quindi il suono viene disgregato. Infatti, nell'ultima parte di Staccato dal mondo c'è qualche nota che si ascolta, che si sente, non si sente, come omaggio a Sinopoli dell'Adagio di Mahler, ma lo ascoltiamo, non lo percepiamo perché il suono è talmente rotto. Invece, per quanto riguarda Petrassi, c'è proprio la citazione, questa seconda arietta che lui forse detestava, ma io ho voluto fare un omaggio in questo senso. Lui, ecco, come pianista, lui detestava proprio il pianoforte come mezzo di espressione, lo usava in orchestra. E io invece amo il pianoforte, il primo amore non si dimentica mai, come si dice. Dopo la vita ha preso, la composizione ha preso un sopravvento nella vita, così succede. So the use of the quotes in these pieces was a starting point. So I Starting, started oh, from the starting, that was my quotes. question. Starting, okay. Yeah, in this case. Okay. And then I also quoted Sinopoli some way because I just quoted very shortly a Mahler Adagio Yeah, very odd, and interesting for me, Petrassi. so many So quotes. because Sinopoli was an orchestra conductor. So, yes, Ada chiedeva a Jacob Yes, but the dunque flute, della the forma. flute piece and the there was different completely way of thinking, right? Because there's homage. So the flute, how about the form in this flute piece? Did you write through it? Did you have some sketches? Or did you maybe write backwards? How did you think about this piece? It's amazing how energy goes there. It's very unpredictable and a lot of surprises, you know, and I would like to know. Qual è la concezione della forma nel brano per flauto solo? Io ripeto, vengo dagli studi classici. Come ho detto, sono una Schumanniana per eccellenza. Schumann era. Schumanniana, ok, soffermata, Schumann. Schumann. Quindi la mia forma non può che essere classica. E nel pezzo per flauto c'è cioè una B e una A. È una che si ripiega su se stessa, perché è come se fosse un ricordo della prima parte, totalmente diversa dall'ultima parte. Quindi diciamo è una costruzione classica, come fosse una sonata beethoveniana, A, B, A, detto così in maniera molto, molto semplice. The flute piece is ABA form. So I have my background is in classical music, so I use always classical forms. Io devo dire che sono una compositrice, una musicista abbastanza anomala perché prima di tutto non lavoro sempre, mi prendo lunghi periodi per poter lavorare perché mi piace fare altre cose, mi piace
lettura, mi piace la letteratura, quindi dedico il mio tempo anche ad altre cose che arricchiscono dopo il lavoro che tu dovrai fare. Quindi posso stare, se ho una commissione, in questo momento ho una commissione per orchestra, ci sto pensando, ma nel frattempo ho avuto anche altre occasioni artistiche e quindi il lavoro è lì. Adesso quando lo riprenderò forse ci sarà una maturità maggiore, ma ci devo lavorare, ma è il mio pensiero che lavora, non è la mia mano. Questo è molto importante. So I'm not a typical composer. I don't work only with music. I like spending a lot of time thinking about the composition while I dedicate myself to other activities like painting or reading. And this is a process for me. For I first spend time in thinking about what I'm going to compose, and then I spend time in writing. Like most men of us, that's also similar, yes. Anche loro, molti di loro fanno lo stesso. Certo, ma io ricordo quello che diceva Franco Donatoni, che Biagio ha conosciuto sicuramente, è un compositore importante italiano che è morto, mi diceva che lui doveva lavorare tutti i giorni dalle 8 alle 2 del mattino. Per me sarebbe impossibile, assolutamente, odierei questo lavoro. But there are other composers instead that are very strict with the organization of the time. For example, Franco Donadoni, he always said, I work from 8 a.m. to 2 p.m. every single day. E io posso lavorare, posso... Right. Questo lavoro può rimanere sul tavolino per mesi, però è il mio pensiero che corre, cioè facendo anche altre cose, studiando anche altre cose, il mio pensiero è lì. E una volta che ho deciso, è deciso la forma, prendendo appunti, ma non note, prendendo appunti e scrivendo. E una volta che decido di scrivere la nota, famosa nota sul foglio bianco, è quella, cioè non va più cancellata. Se dovessi cancellare c'è qualcosa che non va, ma fortunatamente è successo una volta o due volte, ma cose banali, ecco. Quindi la scrittura è l'ultimo stadio. So in my compositional process, the writing is the last step. I spend a lot of time thinking and I take some notes about ideas, not musical notes, but just ideas. And then when I put my ideas on paper, I never change a note. So what I write is already the arrival point of a long process of thinking. E dopo mi piace esplorare sempre strumenti che non conosco, come ho scritto per chitarra, ho scritto per baiano, ed utilizzo gli strumenti in orchestra sempre come strumenti solistici. E questo rende le cose più difficili. E quindi fortunatamente la grafia si è addolcita in un certo senso. Si è addolcita. And during my time I spend studying and reading, I also study other instruments. I wrote for guitar and for baian, and I always treat these instruments as solo instruments in the orchestra. So this makes the writing more complex, and I this is the reason because I felt the need of simplifying the writing. E ritornato alla grafia, al segno, questi pezzi che sono stati scritti dal copista, perché ripeto, il tempo è sempre di meno, no? E altrimenti stai sempre lì a dire no, 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 e quindi questo non è possibile. Devo dire che questi strumenti, queste partiture, le ultime almeno scritte dal copista, sono scritte sul computer. Il computer è un mezzo che io detesto, a parte che non lo so usare, non so, ma detesto quella scrittura sempre uguale. Credo che sia anche abbastanza deleterio come strumento oggi, perché i giovani si mettono lì, scrivono e non hanno più quel grande interesse, quel pensiero, ecco. So I assigned my works to a copyist because of the lack of time, and the copyist writes the score. Today the copyist uses the computer, which I don't like it. I don't like the computer. I don't like the equal
the writing, the standard, but unfortunately this is what, you know, is the world today. C'è un altro problema anche, che dovendo scrivere per il computer bisogna adeguare al linguaggio macchina un pensiero umano che è molto più ricco, e il linguaggio macchina semplifica di per sé. E certo. E questo è il problema. The problem is that we need to adapt to the language of the machine that is simplified and doesn't reflect the complexity of the human thoughts. E quindi Biagio ha sollevato un grosso problema, quello che dicevo io, che scrivere con il computer, questo lo possono fare tutti, quindi manca la cosiddetta ispirazione, che diciamo, è un termine abbastanza vecchio. Manca il pensiero, non c'è niente da fare. No, Biagio? Purtroppo sì, diciamo, alcune operazioni meccaniche col computer agevolano il pensiero, su questo non c'è dubbio. Il fatto di poter scrivere e spostare in un posto diverso quello che uno ha concepito è una grande risorsa. Il rischio è invece di abusare di tutti i meccanismi meccanici, chiedo scusa per il bisticcio di parole, che comportano invece un appiattimento del pensiero. So, as I said, the technology and the standard way of writing with the computer sometimes kills the inspiration, and this is a big problem. And Biagio said there are advantages in the use of the computer because many mechanical processes can be simplified and be done very quickly, but also there is an excessive simplification of the language, of the writing, the graphic, and that is problematic. Mm-hmm. Okay, thank you for this thoughts. Maybe there are other questions someone would like to ask. I have a question. Mm-hmm. Oh, sure. So my question is about her pieces for guitar, and I, as a guitarist, I feel honored that a composer of her profile, and that is not a guitarist, dedicated her work for writing for guitar. So I would like to know if she worked with any guitarists and what was her experience with the instrument. Allora, Ada, io ho una domanda, perché avendo scritto per chitarra ammiro moltissimo i tuoi lavori e sono curiosa di sapere come ti sei approcciata allo strumento e se hai lavorato con dei chitarristi per quanto riguarda la diteggiatura o specifici elementi sonori. Sì, ho lavorato sempre con l'esecutore. In questo caso il chitarrista è Luigi Sini. Luigi Sini, con lui ho lavorato moltissimo. E, ripeto, però, non è che io vado a caccia di elementi per quanto riguarda lo strumento, no. Sono sempre quei due o tre elementi che io utilizzo in continuazione. In questo pezzo, nel lavoro per chitarra e orchestra, nel lavoro per chitarra, flauto, orchestra, perché non è che io oggi scrivo per chitarra, domani ne devo fare un altro di pezzo e mi invento altre cose. No, il materiale è quello, chiaramente, che va sviluppato e va assimilato. Ma lavorando sempre con quell'esecutore, ripeto, è anche abbastanza difficile, perché gli esecutori, tutti i miei esecutori sono esecutori molto, ma molto bravi. Ed è difficile dopo che questi pezzi vadano nelle mani di altri esecutori altrettanto bravi, forse perché noi compositori ci iniziamo, ecco, questo è il punto. E devo dire che nei miei lavori ci sono sempre delle due o tre battute che vengono memorizzate, vengono non rielaborate, vengono, diciamo, riutilizzate nei lavori
seguenti. Questo per cercare di far memorizzare al massimo il nostro linguaggio, perché il nostro linguaggio non è un linguaggio mozartiano che si assimila ad oggi al domani, assolutamente. Quindi questo può essere un mezzo per far riconoscere il compositore, se vogliamo. So I worked with a classical guitarist, which is Luigi Cini, and for many of my pieces. And this also made probably advised me a little bit, because he is a very good interpreter, and for me it's difficult to receive the same level of interpretation in other players. I reuse the same elements in my pieces for guitar. So after developing some specific element in the music, I use them again in other pieces, also for distinguishing my language, which is not an easy language. I'm not Mozart, it's not so simple, but I also want to make it a little more accessible to the repetition of the same elements. I have also a question here. I always ask my friends composers some many times. That's a big question. If you are about our perceived as a composer when we are young, we have for many ideas. Later we change because we see the how it works. We also we work with the performers. But do we always write for ourselves, or we write maybe for the players, or are we writing the music that we would like to hear always, that we would like to hear, and we sometimes don't care. That it might be very, very demanding, you know? So that's also, I'm always asking, everyone has different answer for that question. Jacob vuole sapere se, qual è il destinatario? Scrivi per te, per l'interprete? Destinatario è sempre il pubblico. Io mi pongo il problema del pubblico, ma non scrivendo facile per il pubblico, cercando di far arrivare certi elementi. E sono molto felice quando un operaio che viene a casa e per dire ha ascoltato il mio pezzo mi dice: ma Teo, è interessante questo lavoro, è molto importante per noi. Non è che lo dice solo il musicologo o il compositore o il musicista, lo deve dire anche chi ascolta. So I write for the audience. And it's very important for me to have the audience in mind. That doesn't mean to simplify the language, to write something simple, but it means that I always seek for ways to reach the audience in the contemporary language. And for me, it's a big pleasure if somebody like a worker hears my pieces and say that they sound interesting, that they like it, because I want my music to reach anybody. Come ripeto, questo mi viene anche dal fatto che organizzo questo tipo di musica difficile all'ascolto, è un dato di fatto. Non è colpa nostra, ma è stata colpa dei nostri amici che non ci sono più. Io mi pongo il problema di far capire alla gente che un quartetto di Beethoven, l'opera 135, l'opera 106 per pianoforte, non è più facile all'ascolto di un pezzo mio, quello di Biagio, quello di Jacob, cioè assolutamente, sono lavori difficili, l'approccio è diverso, quindi tu devi far capire a chi ascolta che cosa va ad ascoltare, cioè il pubblico lo devi prendere per mano e dire: facciamo questo, lo facciamo insieme, ecco. Non mi sta bene che dopo tanti direttori artistici o sovrintendenti dicano la musica contemporanea non si può programmare perché è difficile. Assolutamente no. Questo mi ribello, veramente. So one of my goal is to always reach the audience, and my idea is to try to deliver contemporary music as well as music from the past, and in my opinion it's not more difficult than a Beethoven work. What I do, I try to guide the audience, I try to take the audience by hand and driving them through the piece.
And I'm very upset when some artistical directors of festivals say, no, we don't want to program contemporary music because it's too difficult for the audience. Because what we need to do is to try to get the audience attention. But you know, I have experience also from history of music. That's also very fascinating to me, that even after great composers, even Varese, for example, these days, people come to him after 20 years and said, well, I was wrong. After 20 years, I grew up with this work and now I understand it. And this is something that's changed me. So it's happened in the history of music also that the composers might change. And there are some pieces, I know it's hard with the programming. Programming, of course, the concert is a different topic. But music that changes us, music that at the moment beginning we don't understand, music that at the beginning it's we don't know it, but this music grew with us and changed us. And I read some letters, and I also could have sometimes people wrote to composers, I have to say, this music grew with me and it changed me. And now I love it, but at the beginning I didn't like it. So that's only, it's nothing to answer, but just a question mark sometimes that, of course, if we don't think about also the music that educates the audience in the terms that it changed them. And music that, for example, makes the audience thinking differently than they think now, because it can happen. I'm just thinking about the different routes, you know. And because I many times had conversation with composer about that, you know, about this way of thinking. And I know it that, but now nowadays it doesn't happen much. That's also the thing of our times in the 21st century when we are living in the world with the programming this world, right? But it happened in the history of music. Maybe if you can, Isabel, just a little bit. Summarize what I said, okay? Sì, Jacob voleva soltanto aggiungere che molto spesso quello che accade è che questa musica cresce con l'ascoltatore, nel senso che all'inizio l'ascoltatore non capisce, ma impiega molto tempo prima di capire la musica contemporanea. E quindi questo è successo anche in passato, faceva l'esempio di Edgar Varese, la cui musica, insomma, ha letto degli articoli dei paper, era difficile per gli ascoltatori, ma poi è diventata molto più accessibile. Anche se oggi, certo, è vero che nei festival si tende a non programmare musica difficilmente accessibile, e questa è anche una malattia dei tempi moderni, che si vuole tutto subito e non si vuole. That's just a thought. Only a thought, you know. Nothing to ask, just a thought. Oh, yeah, yeah. È un pensiero che voleva condividere. Hello. Oh, professor, conductor, Wojciech, yes, is here. Would like to ask some question, right? Oh, yes, sure. Hello, hello. Nice to see you. First of all, I would like to congratulate Miss Ada Gentile. I have to say that I listened to your music first time in my life, and I'm very happy because I find it very interesting and very valuable. So I'm very happy that I could listen to your music, and I've already looked for Spotify and found some other compositions, and I will listen them later. I would like to say something about education of people about new music. Of course, first we should educate directors of philharmonic orchestras and operas and festivals, not public, not audience. Audience understand contemporary music very well. And even if they are not specialists, they feel this music. And I asked the members of audience many times, what do you think about contemporary music? Should we program this music? Is it interesting for you? And they told me very frankly, why not? You should put one composition every concert or every two concerts
because it is very interesting for us to hear something completely different. So I think the most important is to educate people who decide about program, because very often they are afraid, and there is no reason to be afraid, because audience really is interested in new things. Of course, they should not exaggerate. It's not good to make all concert with contemporary music, but one composition for the concert or for every second concert is a very good solution, and it will allow people to be familiar with new language and enjoy this music. That was the voice expert, conductor and composer, okay? If you can just translate. Yes. Allora, prima di tutto complimenti per la musica, è la prima volta che ascoltavo i tuoi brani e ho già cercato su Spotify, in futuro voglio ascoltare altro, molto bello, complimenti. La mia idea è che dovremmo prima di tutto educare i direttori dei festival, perché credo che il pubblico in realtà sente la musica contemporanea e al pubblico piace, e ho avuto occasione di parlare con il pubblico di festival il quale richiedeva che venisse programmata la musica contemporanea magari in ogni uno o due concerti, non esclusivamente nel programma ma inclusa nel programma. Il problema appunto sono i direttori artistici, che tendono a essere reticenti per questo tipo di inclusione. Non conosco. And added, probably sometimes the festival directors even don't know very well the contemporary music, so they don't want to program it. E mi è rimasto impresso un particolare quando ebbi un concerto a San Francisco una decina di anni fa, in un posto molto importante, e venivano programmati tre miei pezzi molto, ma molto difficili all'ascolto e all'esecuzione. Il critico del San Francisco, che non era mai andato, anche pur essendo invitato, dopo la musica italiana è sempre affascinante, diciamo, viene sempre ascoltata con piacere. Beh, questo critico, un grosso critico, disse, si lamentò soltanto perché la mia musica durava mezza minuto, c'era soltanto mezz'ora di musica, una musica molto difficile. Lui avrebbe voluto tutto il concerto. E gli organizzatori sono rimasti così felicissimi, certamente. Questa è stata una cosa molto bella per me, perché se si sa programmare, se si sa parlare di questa musica, c'è sempre qualcosa vincente. Quindi è assurdo non avere paura di programmare. It happened to me with pleasure to have a critic in San Francisco that after one concert with my music that was programmed for half an hour protested, you know, complained with the organizer, asking for why they didn't really program the music all through the play the music all through the concert. And it actually was they chose very difficult pieces, so that was a pleasure for me to hear that. And this is the reason why if the music is well presented and introduced, people don't complain. People want to hear more. Yes, that's true. Presentation is also important. Purtroppo è così. Presentazione. Eh sì. I think that's great. You know, I think I just really think that was great time. And if there are no more questions, maybe we can slowly go to the end, right, with the lecture. So I would like to thank very much Ada for this wonderful presentation, for showing three very different pieces and very, very, very interesting and very fascinating for the people who attended later, who can also hear us on YouTube, who can also hear the way because of the of your thoughts, how you think about this music, about these compositions. So I'm very thankful, Ada, for sharing all this with us, for answering the questions. I'm very happy that you find time to be with us. And I thank you also all the participants. And thank you very much for all this lecture for us.
Translate. Isabel. Isabel. Grazie Ada per la lecture oggi, è stato molto interessante ascoltare i tuoi brani e conoscere più da vicino il tuo pensiero compositivo. Questa lecture può essere vista su YouTube anche per altre persone che vogliono sapere di più riguardo alla tua opera. Bene, grazie. Dopo Giacomo, se mi mandi il link così me la rivedo e me la risento anche io con grande piacere. Comunque vi ringrazio e ringrazio tutti i miei amici che ci hanno ascoltato. Grazie. Grazie. Arrivederci. So we'll be on the just YouTube channel of the New York Conservatory of Music. So thank you everyone and have a great day today, okay? We have different time zones, but Ada, have a great day, and all the participants, also from Italy, composer Biagio was with us, and also other composers and jazz musicians. So thank you very much. Bye bye. Bye. Thank you very much. Grazie molto. Bye bye.